un'attività elettromeccanica, quindi produzione e servizi. Passiamo invece ad un altro testimonial che lavora nell'ambito dei servizi, che ha approcciato, diciamo così, internazionalizzazione secondo il concetto che dicevo all'inizio, cioè curare clientela straniera o comunque diversa nel proprio territorio. Quindi lascio la parola a Pietro Trapletti della Balsamo SRL. Pietro, ce ne sei due? Buongiorno a tutti, inizio subito col dirvi che questa conferenza mi sta davvero molto nel cuore, mi affascina moltissimo, ma mi intimorisce anche molto. È molto vicina quindi alla storia della mia vita e di conseguenza alla storia della mia azienda. Rappresenta il percorso meglio di come io stesso possa rappresentare la mia società, specialmente dopo gli interventi che sono stati fatti questa mattina e da tutti i relatori. Inizio col raccontarvi chi è Balsamo, cos'è Balsamo. È una struttura altamente organizzata che cura la mobilità delle persone attraverso il noleggio di veicoli con conducente. Ci preoccupiamo quindi di spostare le persone mantenendo l'attenzione su determinati parametri che solitamente non vengono presi in considerazione dai nostri competitor. Vi racconterò poi i processi e i dettagli di questo sviluppo, che ci ha poi condotto in diversi settori molto particolari, tra cui il mondo della musica, nel quale siamo leader in Italia, quindi tutti gli artisti di fama nazionale e internazionale che si spostano in Italia da nord a sud utilizzano i nostri servizi sia durante le attività, quindi del concerto o promozione, sia durante anche le loro vacanze, dato che l'Italia è un paese sul quale molti ospiti gradiscono venire a spendere le loro vacanze. Lavorando all'interno di questo business, ci siamo accorti che avevamo delle forti qualità e che ci hanno permesso anche di diventare dei punti di riferimento per la strutturazione dei trasporti in occasione di grandi eventi. Quindi quando la mobilità, è davvero connessa a un numero elevato di persone. Capirete che sono due ambiti molto, molto strani e particolari. Mi piace riassumere un pochino. Così dicendo che siamo diventati il punto di riferimento per tutti quei clienti che hanno degli spostamenti complicati da fare. Voi vedete, appunto proiettate questi valori che rappresentano la mia società, la sicurezza, la convenienza e la facilità. Sicurezza significa affidabilità e discrezione, significa professionalità, significa riservatezza, qualità, essere un punto di riferimento. La convenienza sta ad indicare l'esclusività, un servizio su misura dedicato a ogni singolo cliente, percepito per ogni singola necessità. Scusate. Risposte efficaci ed efficienti, servizio completo e quindi entrando nel dettaglio. Facilità sta ad indicare la precisione e l'efficienza, una struttura quindi altamente organizzata e la massima qualità, personalità, un team dinamico che si affianca al cliente e con lui studia quelle che sono le necessità, le richieste, partendo da un semplice spostamento di una personalità piuttosto che arrivando all'organizzazione degli spostamenti per 2.000 o 3.000 persone all'interno di una manifestazione. Vederli qui espressi con queste tre parole così semplici e direi quasi naturali, sembrano essere usciti da un processo abbastanza semplice e lineare. Invece la mia storia è un pochino complicata, ve la racconto proprio partendo dall'inizio. L'attività è nata nel 1989, l'aveva aperta mio papà ed era una classica realtà di autonoleggio basata a Bergamo con il principale interesse sul mercato di Milano. Autisti, mezzi e già si lavorava ad un target un pochino più delicato, però fondamentalmente il valore aggiunto era una macchina bella, un autista un pochino più capace degli altri. Nel 2002
mio papà viene a mancare, io avevo solo i 17 anni e decido comunque di proseguire, prendo in mano l'attività, grazie anche all'aiuto di tutti i clienti che hanno deciso di dare a me la fiducia, di proseguire nella relazione. E davvero risottolineo, avevo solo 17 anni, quei clienti li hanno giocato e hanno determinato il mio futuro forse più di chiunque altro. Parto, i primi due anni sono stati in balia degli eventi. Il mio motto in quell'epoca, anche un po' divertente, era costi quel che costi si va avanti. Poi alla fine mi sono accorto che iniziava a costare un po' tanto e di conseguenza ho detto ok, cosa facciamo? Cioè come ci muoviamo? Alla fine io ho rinunciato alla mia formazione, ho rinunciato all'università, ho rinunciato a tutti quelli, a quegli step che un ragazzo di 17 anni normalmente tocca, e dico caspita, allora adesso voglio fare davvero qualcosa di particolare, dato che non posso limitarmi a portare avanti, quantomeno voglio provare a vedere dove posso arrivare, cosa posso fare. Allora decido di mettermi in gioco, di capire qual era il mercato, vi faccio una fotografia, le attività normalmente che svolgono il mio stesso servizio sono molto piccole, davvero il settore è frastagliato. A Bergamo, per farvi un esempio, ci sono centinaia e centinaia di miei colleghi o competitor quindi con i quali mi devo scontrare. Mi rendo conto, scusate, mi rendo conto però quindi che questo tipo di mercato era un mercato basato su delle esperienze vecchie, precedenti. Cioè io 20 anni fa avevo una macchina bella e un autista capace, era un valore aggiunto. Nel 2005 le macchine più o meno erano tutte belle e il livello culturale delle persone, di conseguenza anche degli autisti impegnati nei servizi, si era alzato, non era più un valore aggiunto. E per me, che comunque volevo farmi in qualche modo notare, non mi dava un vantaggio competitivo. Analizzo il tutto grazie anche all'incontro con un consulente che ora posso definire davvero amico, quindi un'esperienza bella anche di relazione molto ricca. E ci mettiamo nella condizione di capire che manca un pezzo di servizio, cioè il cliente è contento quando sale in macchina e lo sposti bene, ma non è contento quando fa la richiesta, quando sta pensando al suo spostamento, ha molte preoccupazioni che deve affrontare proprio in relazione anche alla sua mobilità, e non ha un supporto strutturato che gli possa togliere tutte queste incombenze. Quindi partendo da questi presupposti dico ok, spostiamo l'attenzione prima che dallo sviluppo del servizio, dalla produzione del servizio, a creare una relazione forte con il nostro cliente, conoscerlo a fondo, prevedere prima che le cose accadano, quindi giocare proprio come a spalla a spalla, fianco a fianco, determinando quindi una scelta al di là del servizio che viene proposto, ma proprio per un discorso di fiducia, quindi di convenienza e anche di sicurezza. Diciamo che questa scelta ci paga partendo da Milano, arrivando poi in tutta Italia. I nostri clienti ci dicono caspita, ok, mi trovo bene quando sono a Milano, poi vado a Roma e ho lo stesso tipo di problema. I concerti li facevano a Milano e li facevano a Roma, e dico ok, mi piace fare questa forzatura dicendovi che la mia prima internazionalizzazione è stata lì, cioè io produco il mio servizio a Milano e caspita, è complicato andarlo a produrre anche a Roma. Dov'è Roma in termini di equilibri? Perché poi ovviamente dovete contestualizzare il target servito e di conseguenza anche le problematiche che bisogna andare ad affrontare quando si ha una star da spostare o un personaggio delicato e sensibile. Detto questo, dico ok, si parte, andiamo, perché i nostri clienti credono in noi, sono gli stessi che hanno dato a me la fiducia, quindi è una relazione vera, forte, spostiamoci in tutta Italia. Andiamo, cresciamo e da lì abbiamo iniziato il nostro percorso di internazionalizzazione, visto non come estero, la forzatura è fatta proprio come mentalità, quindi di approccio fuori dal contesto conosciuto.
Detto questo, la realtà cresce, rivisitiamo il marchio, inseriamo questo slogan, non è importante dove ma con chi, sentendoci un pochino sognatori sul fatto di un giorno forse poter arrivare a lavorare anche all'estero, e un pochino perché sentivamo già importante il valore che regalavamo ai nostri clienti, accompagnandoli su tutto il territorio nazionale. Un processo molto importante quindi del mio sviluppo è stato determinato anche dal fatto che io lavoravo in Italia, però per dei clienti stranieri, veicolati da situazioni locali. Mi rendevo conto che il nostro modo di lavorare, il feeling che riuscivamo a creare con i clienti, era davvero molto un valore sul quale non potevo non dare attenzione. Quindi dico, ma perché non provare ad andare direttamente là a prenderli e portarli qui? Così che magari inizio anch'io questo percorso vero di internazionalizzazione. Ho provato grazie anche ai voucher che sono messi a disposizione dalle associazioni, dalla regione e quant'altro, un percorso fantastico, ricco, che però non ha portato grandi risultati, perché è come andare a cercare un ago in un pagliaio. Cioè io sono in Italia e devo andare a cercare dei clienti che in un determinato momento dovrebbero aver bisogno del mio servizio, perché diversamente, non vendendo un prodotto, era complicato restare nel cuore di quella persona e farsi ascoltare se lui non aveva bisogno di questo tipo di servizio in quel momento. Ci ha aiutato comunque ad aprire la mente, abbiamo avuto delle piccole soddisfazioni, ma sicuramente mi ha dato la svolta proprio come persona nell'affrontare con un pochino meno di paura il mercato internazionale. Tutto questo avveniva in un contesto molto piccolo. La realtà che avevo preso in mano appunto dopo il 2002 era una realtà piccolissima, fatturava poche centinaia di 100.000 euro, poco più. Negli anni siamo cresciuti, passando davvero per molte difficoltà, problematiche che appunto potete percepire dalla mia storia, e non vi nego anche da un po' di voglia di avventura che mi aveva così determinato la scelta a 17 anni e che ho cercato sempre di tenere viva anche nel mio percorso, tant'è vero che quando rilancio ogni volta in azienda le cose da fare, mia moglie che lavora con me mi dice: caspita, ma come facciamo? Cioè ci sono tanti problemi, ci sono tante cose. E la risposta che io ormai ho imparato a dare è, cioè, alla fine siamo bravi a risolvere i problemi di tutti. Cioè andiamo da un cliente e gli diciamo: guarda, prima che succeda il problema noi te lo risolviamo, e abbiamo paura di problemi che ci troviamo davanti sul nostro cammino. E vi lascio immaginare gli equilibri che ci sono tra azienda e casa, però è estremamente piacevole. Questo tipo di voglia di avventura. Una seconda tappa importante, quindi all'interno della fotografia Balsamo, che copre l'Italia e cerca di intercettare dei flussi stranieri, è l'opportunità di partecipare a un master dell'università, il GOIN, che inizialmente sembrava un corso semplicissimo, al quale mi sono avvicinato anche per curiosità, perché non avendo una formazione universitaria, dico: andiamo a vedere cos'è l'università, andiamo a vedere il perché fanno questo corso, e devo dire che ho scoperto un mondo incredibile. L'università è una ricchezza davvero grande, di al di là di valori, ma proprio di connection, di relazioni, di stimoli, di voglia di formazione. Il GOIN che ho frequentato è stato il motore principale per il quale poi io ho visto l'internazionalizzazione davvero a 360 gradi. Mi sono reso conto che potevo iniziare anche a seguire i miei clienti all'estero. Mi è sembrato tutto più facile, non dico che è stato facile questo inizio, perché siamo all'inizio di questo percorso, però sicuramente mi creava meno paura, meno ansia. E siamo partiti, arriviamo ora a servire i nostri clienti in tutta Europa, siamo all'inizio del processo, quest'anno pensiamo di superare, le proiezioni ci danno più di 1,5 milioni di fatturato, siamo comunque una realtà molto piccola che però
riesce a contestualizzare il proprio servizio puntando sulla qualità estrema e sulla relazione con il cliente. Il processo chiaramente di internazionalizzazione va avanti anche puntando oltre l'Europa, perché sono i nostri stessi clienti che ce lo chiedono, che ci stanno stimolando in questo, e riformulando anche il team che fa parte di questa avventura. Mi sono accorto che pur avendo solo 30 anni e collaborando con i miei nuovi collaboratori di 25, 26, 24 anni, ho riscontrato un grande entusiasmo, grandi risorse, grande voglia di mettersi in gioco e probabilmente anche di scoprire questo mondo che per loro è più piccolo. Eppure ho solo 30 anni, quindi non stiamo parlando di 20 anni e di differenza. Abbiamo fatto delle analisi, abbiamo percepito che la nostra concentrazione sul cliente mi ha, perché è una colpa mia, fatto trascurare quello che è la percezione dall'esterno, quindi tutto uno studio della nuova comunicazione che stiamo affrontando, dei nuovi mercati su quali andare proprio in maniera concreta, di come entrare per presenziare, per stare vicini ai clienti nei nuovi mercati e ovviamente anche di come poi strutturarci tecnologicamente, perché l'internazionalizzazione e il go-in in questo mi ha insegnato che è complicato pensare a un'internazionalizzazione senza pensare a un'innovazione. Come quando avevo 20 anni ho pensato ad andare da Milano a Roma, adesso devo innovare nuovamente il mio modo di pensare, il mio modo di comportarmi per andare a lavorare anche all'estero. Questo è un pochino il mio percorso, che sintetizza poi lo slogan inserito nel logo "non è importante dove ma con chi". Oggi è davvero molto più forte, è davvero molto più sentito il dove. Per me ormai è l'internazionalizzazione, non è più Milano o Roma. I nostri clienti devo dire che sono contenti e ci seguono bene in questo. Concludendo, ringrazio davvero per il regalo e l'opportunità di raccontare la mia storia, perché crea un'energia incredibile. Il fatto che i media, tutti quanti pensiamo che siamo in un brutto momento, che non ci sono le condizioni, che tutte le cose vanno male, continuiamo a dircelo, non crea nessun cambiamento. Il fatto invece di raccontarci, il fatto di parlare tra di noi, il fatto di avere l'esperienza comunque di approfondire queste cose con degli amici, spesso ti mette nella condizione di misurarti, di continuare a fare formazione, perché anche ascoltando si sviluppa la capacità di formazione e di cambiamento. Così come ringrazio chiaramente tutte le associazioni, la regione e quant'altro, riesce ad intervenire in questo senso per stare vicini agli imprenditori e per aiutarci a questo cambiamento che è inevitabile, come si è scoperto.